Allora, scegliti un punto in alto che puoi guardare lasciando la testa orizzontale e spostando in alto solamente gli occhi. Testa orizzontale, ok, e sposta in alto solamente gli occhi. Bravissimo. Allora, fissa quel punto esattamente come se fosse l'unico punto del soffitto o della parete, a seconda di quello che hai scelto, e lascia che il tuo sguardo venga completamente assorbito da quel punto. Come se non fossi tu ad andare a cercare quel punto, ma fosse quel punto a venire a cercare te. Bravissimo. Adesso ti chiedo solo di fare un giochino. La prima cosa è che tu ti accorga, mentre continui a guardare quel punto, hai i piedi per terra e le mani sulle cosce, che ti accorga del fatto che stai respirando. E per accorgertene basta che tu senta l'aria che esce ed entra dalle tue narici. Un altro modo con cui puoi accorgerti del tuo respiro è sentire l'aria che gonfia e sgonfia nel tuo corpo. Bravissimo. E mentre noti tutto questo, vorrei che aggiungessi un piccolo gioco. Dal prossimo respiro, ogni volta che porti dentro l'aria, tieni gli occhi aperti e ogni volta che la butti fuori, li chiudi. Bravissimo. Quando l'aria entra, gli occhi si aprono. Ed è quando l'aria esce che puoi chiudere gli occhi e sentire le palpebre sugli occhi in questo modo. Le palpebre sugli occhi sono protettive, li fanno stare al buio, caldi. E puoi sentire che ogni volta che butti fuori l'aria, le palpebre sono un pochino più in grado di vibrare leggermente quando sono chiuse, ed è come se ogni tuo respiro ti portasse un pochino di più verso in basso con la pesantezza di quelle palpebre. Mi chiedo se tu possa notare queste piccole vibrazioni e se tu possa notare che quando li riapri fai un po' più di fatica, mentre è piacevole chiuderli e lasciarli protetti, tranquilli. Sotto le palpebre tranquilli, umidi, protetti, al buio, caldi. E il piacere di avere gli occhi con le palpebre che li proteggono è talmente poderoso che quando tu lo scegli puoi lasciare che le palpebre rimangano lì per puro piacere. È come se sentissi gli occhi protetti, caldi e sicuri. E soltanto quando scegli che sia la cosa più semplice, più morbida e più tranquilla da fare per i tuoi occhi, puoi lasciare che le palpebre stiano così. Chiuse, rilassate, pesanti sugli occhi. E puoi sentire le palpebre davvero sempre più pesanti. A ogni respiro che fai, quando butti fuori l'aria, con il tuo ritmo personalissimo, puoi sentire che le palpebre davvero si adeguano sempre meglio ai bulbi oculari. Ci sono 14 piccoli muscoli intorno agli occhi e tutti e 14 fanno lo stesso lavoro, quello di farti sentire gli occhi completamente protetti, tranquilli. E le palpebre completamente abbandonate, pesanti, e questo piccolo impercettibile movimento delle ciglia. È una vibrazione automatica, una piccolissima vibrazione automatica. Quando butti fuori l'aria, puoi immaginare di sentire ancora di più tutti questi 14 muscoli che si adeguano al contorno dell'occhio. E che ti fanno sentire con la forza della tua immaginazione la piacevolezza delle palpebre sugli occhi. Sei bravissimo. Ora vorrei che copiassi, CTRL-C, la sensazione delle tue palpebre sugli occhi e la incollassi, CTRL-V, su tutto il tuo braccio destro,
Toccherò tra poco il tuo braccio destro per farti sentire come vorrei che tu dalla spalla destra giù fino al palmo e al dorso della mano destra potessi sentire progressivamente, immaginandolo, la stessa sensazione delle palpebre chiuse sugli occhi. Centimetro dopo centimetro, millimetro dopo millimetro, fibra muscolare dopo fibra muscolare. Vorrei che immaginassi ogni tua singola cellula allungata, ammorbidita, riscaldata, abbandonata, secondo dopo secondo, respiro dopo respiro. Vorrei che davvero quel braccio destro diventasse, grazie alla tua immaginazione, come le tue palpebre. Vorrei che tu sentissi come davvero ogni singola fibra muscolare, dalla spalla al polso, in questo momento, può sentirsi allungata, ammorbidita, riscaldata, abbandonata. Bravissimo, sempre di più, a ogni respiro che fai, vorrei che aumentassi la dose. Vorrei che le palpebre e il braccio diventassero sempre più simili. Bravissimo. Se con due dita io prendo il polso della tua mano destra, vorrei farti sentire questo. E vorrei che copiassi questa sensazione anche sul braccio sinistro. Completamente. Dalla tua spalla sinistra alla tua mano sinistra, ogni singola cellula del tuo braccio sinistro, ogni singola fibra muscolare, ogni singolo millimetro, completamente giù, sempre più abbandonata, ammorbidita, allungata, riscaldata, sempre di più, completamente, le palpebre e quelle braccia, a ogni secondo, sempre di più. Bravissimo. Ed è talmente forte la tua immaginazione nel sentire questa cosa, nel sentire che ogni respiro si approfondisce e che a ogni respiro con le braccia, dalle spalle ai polsi, dalle spalle alla punta delle dita, sono più pesanti, ammorbidite, allungate, riscaldate, abbandonate completamente, a ogni secondo sempre di più. Ed è così tanto profondamente in grado la tua mente di avvertire questa situazione, che se in questo momento tu provassi a muovere la tua mano destra, noteresti la difficoltà e il peso con cui realmente la tua mano destra in questo momento sta. Prova a sentire davvero la difficoltà e il peso del muovere la mano destra. Di più, prova a sentire davvero la difficoltà della mano destra. Prova, impegnati, prova di più, senti quanto è pesante la mano destra e quanto è difficile muoverla. Sempre di più, prova ancora per un attimo, prova, ok, smetti di provare, abbandona completamente tutti i muscoli. E mi chiedo se tu possa già notare nella tua schiena quali sono i punti in cui ci sono degli altri muscoli che si sentono già pronti a diventare come quelle braccia. E quando li hai individuati, possono essere punti piccoli, muscoli grandi, vorrei che incollassi anche su quei muscoli, adesso, quella sensazione fisica, completamente. Come se ogni piccolo muscolo, dalla base del collo fino alla base della schiena, centimetro dopo centimetro, in questo momento potesse diventare ugualmente morbido, tranquillo, allungato, riscaldato, completamente, adesso e ogni secondo di più, sempre di più. Bravissimo. Vorrei anche che notassi come puoi cominciare a sentire realmente il peso della tua testa, così come hai sentito il peso delle tue mani. Puoi sentire come la tua testa fa fare sforzo ai muscoli della base del tuo collo per rimanere in questa posizione, e come se togliessi il freno a mano, mentre respiri, secondo dopo secondo,
Puoi lasciare che la tua testa, immaginando di appoggiarsi a un cuscino di fronte alla tua fronte, che è la mia mano, appoggia tutto il peso della testa alla mano, appoggia, 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 appoggia di più, appoggia, 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 sciogli tutto il peso, tutto, tutto, tutto il peso, tutto, tutto, come se togliessi più una mano, tutto, tutto, appoggia, appoggia, appoggia. Senti come appoggiando il peso i muscoli si sciolgono, sempre più pesante, bravissimo, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre più in profondità, sempre di più, sempre di più. E mentre la tua testa scende, tu puoi scendere ancora di più in profondità dentro di te, ancora di più, ancora di più. Puoi lasciare tutto che se ne va completamente, 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 bravissimo. Vai sempre di più in profondità dentro la tua mente, dentro il tuo corpo, in quella zona della tua mente, del tuo corpo in cui sei davvero te stesso. Trova un luogo del tuo corpo, un luogo della tua mente in cui semplicemente con la tua immaginazione puoi essere profondamente te stesso. Nessuno ti chiede cose, non devi dimostrare nulla, non hai alcun ruolo da assumere. Sei in quel luogo della tua mente, del tuo corpo in cui sei perfettamente libero, completamente. E si sta davvero bene. E tra tutte le immagini, i simboli, le parole che emergono spontaneamente all'interno della tua mente in questo momento, vorrei che scegliessi per te soltanto l'immagine che ti porta più piacere. Scegli solo l'immagine più bella per te. E quando l'hai individuata, la espandi come se potessi allargarla, aumentarne la definizione, renderne più vividi i colori e sentire in tutto il corpo l'emozione che quell'immagine ti porta. Puoi espanderla in tutto il corpo, dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, e sentire come questa immagine ti fa stare ancora più in profondità. E più riesci a immaginarla in maniera vivida, e più riesci ad andare in profondità. E più stai bene, e più la immagini vivida. E più vai in profondità, e più stai bene. E tra poco ti insegnerò un piccolo trucchetto con cui potrai, ogni volta che lo vorrai da solo, riaccedere a questa condizione di particolare piacevole benessere. Ogni volta che lo vorrai, e soltanto quando lo vorrai, potrai ritornare in questa condizione di ipnosi piacevole e profonda semplicemente facendo un gesto col tuo pollice destro, te lo faccio sentire sulla tua mano destra. Ogni volta che chiuderai questo pollice all'interno di questo pugno e che lo desidererai, potrai tornare da solo, sempre più rapidamente, sempre più profondamente, in questa condizione di piacevole, profondo benessere ipnotico. Ogni volta che lo vorrai, e tutte le volte che lo vorrai, soltanto quando lo vorrai tu, con questo pollice, in questo pugno, potrai riaccedere sempre più rapidamente, sempre più profondamente, a questa condizione di rilassamento, di benessere profondo. E per uscirne da solo, ti basterà con dolcezza riaprire questa mano, con la stessa delicatezza con cui tra poco io conterò da 1 a 5, e al 5 avrai gli occhi aperti, sarai fuori da questa ipnosi e starai benissimo. Da 1 a 5, al 5 avrai gli occhi aperti, sarai fuori da questa ipnosi, starai benissimo e avrai imparato questo trucco alla perfezione. 1, e dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, ogni tuo singolo muscolo e tutto il corpo si sente vivo e con energia ma rilassato. 2, ogni singolo poro della tua pelle e tutta la pelle respira energia e aria da questa stanza. 3, ricominci a notare i dettagli del tuo corpo e la postura da cui non ti sei mai mosso. 4, fai il respiro più profondo della giornata e 5, puoi riaprire gli occhi e stare davvero tranquillamente bene. Che sensazione è? La sensazione che ho già provato. Ah, non lo sapevo, ok, non vi ho chiesto infatti se avete. Con la meditazione, yoga, pure anche per fatti miei. Ok. Anche nel periodo, nel momento prima di dormire, o anche dopo che mi sono svegliato e non voglio alzarmi. Soprattutto. Anche semplicemente quando chiudi gli occhi. E sei in una posizione abbastanza comoda. Ok, adesso prova a rimettere i piedi lì e a vedere in quanti secondi col tuo pollice nella tua mano, chiudi il pollice nella mano come abbiamo visto, chiudi gli occhi e lascia andare tutto, recupera completamente tutto.
il tono della testa, bravissimo, il peso, il tono muscolare, bravissimo, lascia andare tutto. Sempre di più, sempre di più, bravissimo. Sempre più in profondità, bravissimo. E per uscirne, quando lo desideri tu, in questo caso adesso, ma quando sarai a casa, puoi fare quello che vuoi, quando vuoi, ti basta riaprire con leggerezza la mano e riemergere. Okay?